La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli carissimi, benvenuti alla celebrazione del mistero pasquale. Sentiamoci uniti, anche se lontani, attorno alla mensa del Signore. Oggi celebriamo la 58ª giornata mondiale di preghiera per l'evocazione sacerdotale e religiosa. La nostra preghiera va indirizzata in modo particolare a tutti i sacerdoti che voi conoscete, a tutte le suore, a tutti i religiosi e a tutti i nostri ragazzi, i nostri giovani, perché possano predisporsi a un'eventuale chiamata particolare da parte del Signore. Sentiamo la gioia di ritrovarci tutti insieme nella preghiera al Signore Gesù, che ci offre il suo corpo e la sua parola come cibo e nutrimenti per il nostro pellegrinaggio terreno. Se non sempre abbiamo creduto nell'essenzialità di questo nutrimento, questo cibo, chiediamo umilmente perdono, perché i nostri cuori possono essere rinnovati dall'incontro con il Signore Padre di misericordia. Signore, che vai in cerca della pecorella smarrita, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, buon pastore, che dai la vita per le tue pecore, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che verrai nell'unico giorno come giudice per separare le pecore dai capri, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Thank you.
O Dio nostro Padre, che nel tuo Figlio ci hai riaperto la porta della salvezza, infondi in noi la sapienza dello Spirito, perché fra le insidie del mondo sappiamo riconoscere la voce di Cristo, buon Pastore, che ci dona l'abbondanza della vita. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi, e a voce alta parlò così: sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati. E quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Signore mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore e non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore e non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è mio pastore e non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo, infatti, siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme.
Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato, non rispondeva con insulti. Maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere, distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. I Vangeli di queste ultime domeniche del tempo pasquale ci hanno presentato Gesù risorto, che è venuto in mezzo ai suoi nei segni sacramentali della comunità, del pane, del vino e del perdono. Oggi
si definisce la porta delle pecore e il buon pastore. Il Vangelo di oggi, fratelli miei, interpella innanzitutto noi pastori, senza escludere chiaramente tutti i fedeli che vogliono fare parte del suo gregge. Io sono il pastore vero, il pastore modello, il pastore che entra dalla porta del recinto, è riconosciuto dal guardiano e dalle pecore perché conoscono la sua voce. Lui chiama ciascuna pecora per nome e con ognuno ha un rapporto personale di amicizia, una relazione intima, anzi direi filiale. Il suo gregge non è una massa anonima. Fa uscire le sue pecore ad una dal recinto e cammina davanti a loro e le pecore lo seguono. Ogni pastore ha un rapporto con il gregge, un rapporto tale che questo diventa la sua famiglia. Questa verità, fratelli miei, rasserena i cuori di tutti i credenti. Sapersi amati e custoditi come fa il pastore con le proprie pecore. Questo ci predispone a lasciarci amare e ad educare ad amare per essere discepoli veri, docili alla sua voce. Gesù è il pastore che è venuto a salvarci dalla schiavitù di tanti faraoni, faraoni che sono interni a noi ed esterni, dando inizio a un nuovo esodo. Ci libera dal recinto delle nostre chiusure, cammina innanzi a noi come Yahweh nel primo esodo. Ci conduce ai pascoli della libertà e della verità, liberandoci da tanti falsi pastori e modelli di vita che ciecamente spesso noi seguiamo. Ci libera dai tanti briganti che governano la nostra vita. E seguendo Lui, fratelli miei, che noi diventiamo ciò che siamo, figli dello stesso Padre e fratelli tra di noi. Questa è la speranza che può produrre questo difficile momento che noi stiamo vivendo. Ogni potere, ogni tecnologia, ogni realtà di questo mondo divinizzata è risultata un colosso dai piedi d'argilla, tanto tremendo e affascinante da ingannarci, quanto fragile e impotente da deluderci. Che è stato messo in crisi questo colosso, e spero che sarà annientato, da un'invisibile pietra del coronavirus. Nella seconda parte del Vangelo Gesù si definisce la porta delle pecore. Attraverso di Lui si accede ai pascoli della vita, si ottiene la liberazione della legge e la libertà del figlio. Riceviamo la sua stessa vita di figlio e siamo resi partecipi del suo rapporto di amore con il Padre. La parola diventa carne, è la porta tra cielo e terra, la porta di accesso ai pascoli verdeggianti, anzi Lui stesso è il pascolo del suo gregge, il vero pane di vita che soddisfa ogni fame e sete. È l'agnello che toglie il peccato del mondo, che toglie i nostri peccati.
Attraverso di Lui siamo guariti dalle ferite più profonde, con tenerezza e misericordia. Siamo messi di fronte alla verità, anche quella spesso che è sconta. Gesù si rivolge al cuore di ognuno di noi e attende una risposta alla sua voce, alla sua chiamata. Se uno ascolta e accetta di mettere la propria vita nelle sue mani senza remore e ripensamenti, può sperimentare la pace, la serenità, la forza e la speranza anche nelle situazioni difficili, e ottiene la sapienza necessaria per capire e vivere questo tempo, avendo anche il coraggio di una radicale vita nuova alla seguire di Cristo, con la certezza che non ci lascia mai soli. Se noi lo accogliamo come nostro unico pastore della nostra vita, non saremo schiacciati dal male. Prima di concludere, fratelli miei, un brevissimo accenno alla giornata di preghiera per le vocazioni che stiamo vivendo. Datevi al meglio della vita, è il messaggio rivolto a tutti i giovani. Carissimi giovani, il meglio della vita, il meglio per la vostra vita, non è qualcosa, ma è qualcuno. Il meglio della vita è Gesù Cristo. Signore Gesù, attiraci all'incontro con te e chiamaci a seguirti per ricevere da te il regalo della vocazione. Crescere, maturare, divenire dono per gli altri. Ora professiamo la nostra fede secondo il simbolo detto degli Apostoli per rispondere nell'immediatezza alla parola che il Signore ci ha donato. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore risorto è il buon pastore che ci accoglie nella sua Chiesa. Solo in Lui possiamo trovare pace e gioia. Confidando nel suo aiuto, preghiamo il nostro Padre Celeste. Diciamo con fiducia: santifica la tua Chiesa, Signore. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per il Papa e i Vescovi, i
i presbiteri, i diaconi, perché con le loro parole e le loro azioni siano fedeli imitatori dell'Eterno Pastore, pronti a donare la vita per il gregge loro affidato. Preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per tutti coloro che sono a servizio dei fratelli nella comunità civile, perché le loro azioni siano sempre ispirate e sostenute dalla fede del Signore risorto, preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per coloro che sono destinatari di una speciale chiamata alla seguela del Signore, perché rispondano con docilità alla vocazione che hanno ricevuto per l'edificazione del Regno, preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per tutti i malati, i poveri, gli afflitti, perché non si lasciano vincere dalla tristezza e dallo sconforto, ma per la fede e la solidarietà dei fratelli sentano che Dio non li abbandona, preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per noi qui presenti, perché facciamo risuonare nella nostra vita la voce del buon pastore e troviamo in lui la forza per vincere le seduzioni degli idoli del mondo, preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per i giovani, affinché tra le numerose distrazioni e il caos frenetico di questo mondo possano riuscire a sentire la tua voce e scoprire la loro strada, la loro vocazione, preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Continuiamo a pregare, fratelli carissimi, per tutti coloro che sono impegnati nel combattere il Covid-19. In modo particolare questa sera vorrei invitarvi a pregare per coloro che sono preoccupati per il lavoro, preoccupati perché hanno perso i posti di lavoro, preoccupati perché non intravedono una soluzione alle loro realtà. Preghiamo perché il Signore possa illuminare chi di competenza a venire incontro alle loro necessità. Preghiamo perché in questi momenti difficili il Signore ci aiuta ad agire insieme, a cercare insieme la migliore soluzione per ciascuno e per tutti. Preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. O Padre, che in Cristo ci hai offerto il modello del vero pastore, pronto a dare la vita per le sue pecorelle, fa che ascoltiamo la sua voce per seguirlo con docilità nel cammino che ci porta all'ingresso del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché portando su questo altare la paura e la speranza della nostra vita, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio che in questi santi misteri compie l'opera della nostra redenzione. Fatti questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Sacrificato sulla croce più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi proclama l'inno della tua gloria. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella presenza della morte. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vincenzo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i nostri santi patroni, Felice Policarpo, San Michele Arcangelo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito Santo, illuminata la sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Thank you.
Preghiamo. Custodisci benigno Dio nostro Padre il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio e guidalo ai pascoli eterni del cielo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Qualche avviso prima del canto finale. Venerdì prossimo, giorno 8, alle ore 11:30, ci incontreremo su questa pagina Facebook per la recita del Santo Rosario e la supplica alla Madonna di Pompei. Poi, come sempre, il giorno dopo, sabato 18:30, per la Santa Messa. Vi raccomando ancora, come vi ho scritto nel messaggio, la recita del Santo Rosario, come ci ha esortato il Santo Padre. Facciamola nelle nostre case, nelle nostre famiglie, in modo particolare, nei nostri rioni, ma anche qui in chiesa. È importante che ogni giorno possiamo
incontrarci per pregare insieme. Con questa semplice ma profonda preghiera, qual è appunto il Santo Rosario. Adesso saluto tutti voi, auguro a ciascuno di voi tanta pace, serenità e speranza per iniziare questa famosa fase 2. Ecco, perché possiamo sempre, come ci viene sollecitato, di fare molta attenzione, di stare molto molto attenti perché il virus ancora non è stato sconfitto. Buona serata a tutti e arrivederci a venerdì alle 11:30. Alla casa tua le cade. Thank you.